Anche questa seconda metà del mese Xbox ha annunciato quali saranno i titoli in arrivo per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass. Come sempre ci sono tanti generi diversi da provare, tra cui Tales of Arise. Vediamo insieme la lista di tutti i giochi che saranno disponibili nei prossimi giorni. Prima di iniziare vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiocitalia.it trovate l'articolo completo in forma scritta. Buona visione! In Tales of Arise entrerete nel mondo di Dana, i cui paesaggi naturali cambiano volto con lo scorrere delle ore del giorno. I protagonisti si trovano nel mezzo di un conflitto tra popoli rivali. Il loro viaggio li porterà a compiere grandi imprese, ma non saranno soli, poiché potranno contare su amici e alleati. Vi ricordiamo che potete dare uno sguardo anche alla nostra recensione direttamente sul nostro sito, trovate il link in descrizione. Vi ricordiamo che il titolo è disponibile su PC, console e cloud. In Bluey di Videogame vivrete una storia tutta nuova ambientata in quattro avventure interattive. Esplorate luoghi iconici della serie animata con la casa degli Healer, il parco giochi e una spiaggia. Il titolo è disponibile su cloud, console e PC. Maneater sta per tornare su Game Pass. Nei panni di uno squalo gigante dovrete terrorizzare le coste, seminare il panico e ovviamente divorare i bagnanti. Il titolo è disponibile su cloud, console e PC. Madden NFL 24 è l'iconico gioco per gli amanti del football americano. Dall'8 febbraio sarete in grado di iniziare la stagione e per tutti i giocatori sarà disponibile anche la Ultimate Team Supercharge Pack. Il titolo è disponibile su cloud. Anche Indivisible ritorna su Game Pass. Si tratta di un RPG d'azione platform ambientato in un mondo fantastico. Seguirete la storia di Aina, una ragazza che parte alla ricerca per salvare il mondo di Loka. Il titolo è disponibile su cloud, console e PC. Space Engineers è un gioco sandbox open world definito dalla creatività e dall'esplorazione. I giocatori, infatti, dovranno costruire navi spaziali, stazioni e avamposti di vario tipo, ma dovranno anche viaggiare nello spazio per esplorare pianeti e ovviamente raccogliere risorse per sopravvivere. Il titolo è disponibile su cloud, console e PC. In Warhammer 40.000, Boltgun vestiremo i panni di uno Space Marine veterano impegnato in una pericolosa missione che lo porterà a viaggiare in tutta la galassia per contrastare gli Space Marine del Caos e i demoni del Caos. Il titolo è disponibile su cloud, console e PC. Come al solito, dobbiamo dire addio ad alcuni videogiochi che lasceranno il Game Pass, in questo caso a partire dal 29 febbraio. Vi lasciamo l'intera lista a schermo. Bene ragazzi, anche questo video giunge al termine. Noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like e iscrivetevi con la campanella attiva, ma soprattutto scriveteci nei commenti a quali titoli giocherete all'interno del Game Pass in questa seconda metà del mese di febbraio. Un saluto e alla prossima!